Mister Gadda, il collega Paolo Durante ha fatto un'intervista a Valeria Marini, io esteticamente ci sto perdendo un po'. Ognuno tocca quello che gli tocca, sì. È stata una partita per noi difficile, per il momento che stiamo vivendo, però credo che abbiamo fatto alla fine una buona partita. Abbiamo avuto qualche occasione anche per far gol, non ci siamo riusciti, abbiamo rischiato grosso il secondo tempo su quando ha parato di piede il portiere, se no poi avevamo anche difeso bene contro una squadra che comunque ha della qualità. E noi, se devo essere sincero, sono contento della prestazione. È chiaro che il nostro momento è difficile, ci serviva magari una vittoria, però accettiamo sto pareggio e magari ne avessimo fatti un po' prima saremmo messi meglio. Nel primo tempo meglio l'Ancona, mister, sicuramente 3 o 4 occasioni, manca ecco un po' la stoccata finale, non solo quest'oggi ma nelle passate partite quando anche al Rivera delle Palme avete creato parecchi pericoli. Ma sì, noi è il difetto più grosso che abbiamo purtroppo, perché la squadra gioca sempre, cerca sempre di produrre gioco, arriviamo molte volte sugli esterni e poi non riusciamo a chiudere lì, onestamente abbiamo delle lacune. Poi queste partite qua più vanno avanti più per noi diventano difficili, perché ti viene l'ansia del risultato, soprattutto quando non sei libero mentalmente come non lo sono questi ragazzi purtroppo per quello che stiamo vivendo. Però ripeto, io sono contento della prestazione che ho fatto, accetto anche il risultato, ripeto, magari ne avessimo fatti così nelle sconfitte, quelle per 1-0. Mister, le chiedo un argomento legato al campo, le condizioni meteo ovviamente hanno un po' rovinato, diciamo così, il fondo, ecco, questo vi ha un po' penalizzati durante il percorso? No, ma questo è un campo buono, questo è un campo buono, magari da sopra non so che impressione avete, ma dentro è un campo buono, magari trovarne dei campi così. Perché il pallone sembrava ballonzolare un po' più del dovuto, ecco. Forse perché si sbagliavano degli stop e dei gesti tecnici. No, il campo è buono, il campo è molto buono, anzi ripeto, magari giocare ogni volta su campi così.